sassi, schiaccia le tue sassi, passa sopra tutti i sassi, schiaccia le tue sassi, passa sopra tutti i sassi, schiaccia le tue sassi, passa sopra tutti i sassi, schiaccia le tue sassi, passa sopra tutti i sassi. È il rumore della siccità, il suono simbolo del giorno, però Zambotti, bentornata, tranquilla, c'è la cabina di regia sulla crisi idrica e Matteo Salvini ha detto faccio io, sono il regista, la cabina di regia. Sta bene Zambotti, vuole bere qualcosa? Buonasera, grazie, sì, attingerò un po' al suo a te, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Andiamo al confine orientale, Zambotti, che emozione, a Trieste. Trieste c'è Giorgio, buonasera. Ciao a tutti, ciao Giorgio, cosa fai nella vita? Allora, cosa faccio? Devo assicurarmi che voi siate seduti, sì, perché sì, devo dirvi una cosa che sconcerta di solito. Sì. Io insegno matematica, tatan, e fin qua già un po'. Tatan è per far salire la tensione, un uomo che la sa, esatto. Questo, tatan. Però alleno i ragazzi a fare matematica. Cioè, anche se non è tanto conosciuta, insomma, questa parte della matematica, ci sono i campionati, le gare, e io alleno la squadra italiana. Ah. Ci vediamo ogni anno sul Lago Maggiore, sì, a Caldè, una piccola località sul Lago Maggiore, siamo in 200 ragazzi che sono molto indisciplinati, perché noi dovremmo fare matematica fino alle 5 di pomeriggio, invece si alzano appena alle 2 di notte, dobbiamo cacciarli. E noi ci voglio fare l'equazione. Ma sì, i giochi matematici con la G maiuscola e M maiuscola sono una parte della matematica dove puoi scoprire delle regole anche tu. E io, per esempio, oggi a Trieste ero alla scuola di Opicina, ma stamattina è una frazione di Trieste. Di Trieste, sì, scuola media, però stamattina ero alla scuola elementare di Banne, è sempre lì vicino. Pensa, è suonato il campanello, era l'ora di pranzo, perché i ragazzi pranzano dentro, e non si sono alzati, voluto alzarsi. Questo è dell'eroismo, forse o è cattivo il cibo della mensa, ne parleremo tra poco, no, o è, diciamo, è proprio un attaccamento alla matematica. O una grande operazione di marketing. Giorgio, complimenti, complimenti. Senti, è, diciamo, la più grande vittoria della nazionale di matematica, partecipiamo a degli europei, mondiali. Io ho vinto a Parigi la gara internazionale per la mia categoria, perché siamo divisi in 7 categorie nel 2000, voi non eravate neanche nati, ma pensa, già nel 2000 io avevo già vinto. E da quell'anno ho cominciato ad andare in tante scuole dove mi chiamano gli insegnanti e alleno a fare le gare, cioè a scoprire i teoremi, perché a scuola ti dicono i teoremi già formulati, già tutto, invece con le gare ci si può abituare a scoprire qualcosa. E non Giorgio, sei Giorgio Parisi, per dire, però richiami quello. Certo. Giorgio, tu salvi il prossimo, sì, facendogli amare la matematica. È da ciao, brevide. Grazie. Cerco di far questo. Ciao Giorgio. Grazie a voi.